Ciao, bentornati se siete già capitati sul canale oppure benvenuti se non mi conoscete, sono Jessica e qui sul canale parliamo di tecnologia creativa ed educativa. In particolare quella di oggi è una Google News, quindi fa parte della rubrica in cui parliamo di tutte le novità Google per la scuola. Questa rubrica, come vedete dalla mia maglietta, è in collaborazione con C2 Group. Ci tengo tantissimo a questa collaborazione perché C2 Group è primo partner di Google for Education e quindi ci aiuta a capire meglio quali sono tutte le novità e mi dà anche tutte le informazioni e tutto l'aiuto che posso poi condividere con voi. Quello di oggi è un video molto importante perché il 18 febbraio, attraverso un evento internazionale, cioè Learning with Google, Google ha annunciato tantissime novità rispetto alla piattaforma che stiamo utilizzando ormai in tantissimi a scuola, cioè G Suite for Education. O meglio, Google Workspace for Education. Infatti, proprio dal 18 febbraio, G Suite ha cambiato nome, non si chiama più così, ma si chiama Google Workspace for Education. Ma non sarà questo il cambiamento più grande, perché i cambiamenti più grandi ci saranno dal 14 aprile. Quindi quello di cui vi sto parlando adesso è un'anteprima. Se state guardando il video prima del 14 aprile potete imparare intanto e prendere un po' confidenza con questi argomenti, altrimenti se state guardando il video dopo il 14 aprile 2021 allora questi cambiamenti saranno già entrati in atto e troverete esattamente la situazione così come vi racconterò tra un attimo. Allora, com'è adesso la situazione? Ora abbiamo la versione base, che è la versione gratuita, che adesso si chiama Google Workspace for Education, e poi abbiamo la versione a pagamento, che invece ormai abbiamo già imparato a conoscere, si chiama G Suite Enterprise for Education, dove ci sono dei controlli in più di analisi per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma e per quanto riguarda la sicurezza, ma anche nuove funzioni aggiuntive per quanto riguarda gli strumenti rispetto alla versione di base, la versione Google Workspace for Education, che resta e rimarrà, vi faccio uno spoiler, gratuita. Ma cosa succederà dal 14 aprile? Avremo una versione di base che si chiamerà Google Workspace for Education Fundamental e sarà sempre la nostra versione di base gratuita. Attenzione, questa versione di base non è una versione da poco, nel senso che continua ad avere tutti gli strumenti di utilità di amministrazione e di gestione che siamo abituati a vedere, che siamo abituati a conoscere normalmente all'interno di quella che una volta si chiamava G Suite for Education. E all'interno della versione base, che noi possiamo continuare ad utilizzare in tutta sicurezza, che è conforme alle normative, eccetera, eccetera, noi ovviamente con il passare dei mesi potremo vedere dei nuovi aggiornamenti di cui parleremo ancora qui sul canale. Gli strumenti sia di amministrazione che gli strumenti di utilità all'interno, le varie applicazioni vengono sempre aggiornate. Anche la versione di base, quindi Google Workspace for Education Fundamental, verrà aggiornata e arricchita costantemente. Ad esempio, già per la versione di base avremo la possibilità di gestire, vi faccio un esempio su tutti, gli ingressi di Meet, quindi potremo decidere se gli esterni possono partecipare ai meeting creati nel nostro dominio oppure se gli utenti del nostro dominio possono partecipare a meeting creati invece all'esterno del nostro dominio. Molto importante. Poi, ad esempio, un'altra anticipazione che vi posso dare è la possibilità all'interno dei nostri file di Jamboard, quindi delle nostre lavagnate, di vedere ad esempio la cronologia delle versioni, che invece è una cosa che adesso non possiamo vedere, quindi le modifiche che abbiamo fatto nel tempo a quella Jamboard. E poi tante altre, sapete che ce ne sono costantemente, c'è una tabella di marcia degli aggiornamenti abbastanza serrata e qui sul canale di solito parliamo quasi in tempo reale di tutti questi aggiornamenti. Questa, come vi dicevo, sarà la versione di base. Cambia pochissimo rispetto alla versione di base che stiamo utilizzando adesso. Una cosa che cambia c'è, e ci tengo a sottolinearla adesso, cioè lo spazio che sarà destinato ai diversi domini. Infatti adesso siamo abituati per il nostro dominio ad avere spazio illimitato. Dal 14 aprile, con l'avvento dei nuovi pacchetti, delle nuove versioni, non sarà più così.
Quindi anche la versione di base, la Google Workspace Education Fundamentals, ormai l'ho imparata, avrà tantissimo spazio, quindi ci permetterà di lavorare moltissimo e di inserire praticamente tutte le risorse che vogliamo, ma questo spazio non sarà più illimitato, sarà di 100 terabyte. 100 tera è uno spazio enorme, ma voglio farvi vedere che all'interno della console di amministrazione, adesso ma anche dopo il 14 aprile, nella sezione rapporti, subito appena l'apriamo nella dashboard, in pratica possiamo andare a vedere quanto spazio all'interno del nostro dominio è stato occupato. 100 tera sono veramente moltissimi, quindi possiamo inserire tutte le risorse che vogliamo, ma fate attenzione perché adesso lo spazio dal 14 aprile non sarà più illimitato, ma sarà di 100 tera. Quindi magari dite anche ai vostri utenti, gli utenti della vostra piattaforma, di stare attenti a non inserire magari materiale personale. È quello che solitamente fa lievitare lo spazio utilizzato. Quindi fate attenzione. Quindi nostra versione di base, Google Workspace for Education Fundamentals, dal 14 aprile, del tutto simile a quella che stiamo utilizzando adesso, l'unica differenza appunto sarà lo spazio di 100 tera e, come vi dicevo, continuerà a essere del tutto sicura, potremo lavorarci esattamente come ci lavoriamo adesso, per permetterci di distinguerla bene invece dalle altre versioni che saranno le versioni a pagamento. Fundamentals sempre gratuita. Perché sto dicendo le altre versioni al plurale? Perché adesso abbiamo soltanto la G Suite Enterprise for Education a pagamento, ma Google, diciamo così, ha ascoltato le richieste che sono state fatte. Moltissimi amministratori, moltissime scuole hanno richiesto la possibilità di acquistare soltanto le funzioni a pagamento all'interno delle varie applicazioni di produttività, di comunicazione a distanza. Altre scuole invece hanno chiesto di acquistare soltanto le funzioni all'interno dell'enterprise che andavano ad aumentare le possibilità di analisi di ciò che succedeva all'interno e anche il controllo, la sicurezza all'interno della nostra console di amministrazione, in generale del nostro dominio. Quindi cosa ha pensato di fare Google? Di preparare tre pacchetti diversi, adesso ve li spiego tutti, tre versioni a pagamento che possono andare bene appunto un po' per tutte le esigenze. Allora, ovviamente avremo sempre le nostre funzioni della Fundamentals sempre lì, pronte e che possiamo andare ad utilizzare, poi tutte le funzioni aggiuntive di questi tre pacchetti si andranno appunto ad aggiungere a quelle della base di Fundamentals, quindi tenetelo sempre presente. Fundamentals più una delle tre versioni a pagamento. Di tutte le versioni noi parleremo in modo approfondito a ridosso dell'uscita, così faremo un riassunto anche di tutte le diverse versioni e di tutte le funzioni aggiuntive per ogni versione. Intanto vi faccio una panoramica. La prima versione a pagamento è Google Workspace Education Standard. Con questa versione a pagamento noi avremo la possibilità di utilizzare all'interno della console e avremo a disposizione quindi all'interno della console più controlli relativi alla sicurezza, alla gestione e all'analisi di ciò che succede all'interno del nostro dominio. Quindi la Google Workspace Education Standard è la versione a pagamento che ci permette di aggiungere alla Fundamentals alcuni controlli, alcune funzioni e dati all'interno della console. Questo è molto molto importante. Ovviamente queste funzioni all'interno della console ci permetteranno di analizzare e di gestire anche tutti gli altri utenti e di controllare ciò che succede all'interno di tutto il nostro spazio. Ad esempio, con questa versione potrete avere un maggiore controllo delle applicazioni e dei dispositivi, oppure direttamente rilevare le minacce e ripararle direttamente dalla console senza contattare l'utente, lo potranno fare gli amministratori direttamente dalla console e poi vedremo anche nel dettaglio tutte le funzioni nel video specifico. Visto che le funzioni della standard sono relative all'amministrazione del nostro dominio, anche lo spazio sarà esattamente quello di Fundamentals, quindi non si va ad aggiungere spazio, resta di 100 tera. Poi abbiamo la seconda versione a pagamento, cioè la Google Workspace
Teaching and Learning Upgrade. Il nome probabilmente è già chiaro, nel senso che permette di aggiungere alla Fundamentals, ormai lo avete capito, le funzioni aggiuntive che influiscono invece sulle applicazioni di produttività, le applicazioni utili, le applicazioni di comunicazione, quindi sugli strumenti veri e propri. In questa versione, ad esempio, abbiamo la possibilità di arrivare a 250 spettatori partecipanti all'interno delle nostre stanze di Meet, oppure la possibilità di fare il live streaming fino a 10.000 spettatori. E insomma, praticamente molte delle funzioni che abbiamo visto in questi mesi abbinata alla vecchia G Suite Enterprise for Education. Queste nuove funzioni, tipiche della versione Enterprise, le ritroveremo all'interno della versione Teaching and Learning Upgrade. In più, per questa versione avremo sempre i 100 terabyte della versione Fundamentals, che restano sempre, ma avremo per ogni licenza acquistata da parte della scuola 100 giga in più che si andranno ad aggiungere. Perché li abbiamo all'interno di questa versione e non della versione standard? Perché la versione standard si occupa della sicurezza all'interno attraverso la console di amministrazione, quindi non c'è la necessità attraverso quella versione di gestire e di implementare lo spazio di archiviazione. Invece, se andiamo ad influire e a lavorare con gli strumenti veri e propri per quanto riguarda teaching and learning, allora abbiamo la possibilità anche di utilizzare più spazio. Poi, per finire, abbiamo la terza versione, che è la Google Workspace Education Plus, che è il non plus ultra, anzi non plus ultra potremmo dire, perché è la versione più completa di tutte, che mette insieme le caratteristiche della Fundamentals, mette insieme le caratteristiche anche della Teaching and Learning e della Standard, perché si occupa la Education Plus sia della sicurezza che degli strumenti e delle applicazioni, quindi della produttività in generale, degli strumenti per l'apprendimento e l'insegnamento. Quindi all'interno dell'Education Plus avremo il pacchetto completo con tutte le funzioni che possiamo avere, quindi di Fundamentals, Standard e Teaching and Learning, e in più abbiamo anche delle funzioni che andremo a ritrovare solo all'interno dell'Education Plus. Ad esempio, prima abbiamo parlato dello streaming. Se nella Teaching and Learning Upgrade abbiamo la possibilità di trasmettere per un massimo di 10.000 persone, ad esempio per questa, per la Plus, avremo la possibilità di trasmettere in streaming per 100.000 persone. Ma poi ci saranno anche tante altre novità nel tempo che vedremo mano a mano. Adesso facciamo proprio la nostra panoramica. Quindi avete capito, dal 14 aprile 4 versioni, la Fundamentals, alla Fundamentals, che è la versione gratuita di base, sempre validissima, potranno essere aggiunte la Standard oppure la Teaching and Learning Upgrade, che sono due versioni alternative tra di loro. Oppure ancora la Education Plus, che riprende all'interno di una versione sola le funzioni non solo della Fundamentals ma anche della Standard e della Teaching and Learning Upgrade, aggiungendo a queste altre funzioni specifiche proprio soltanto della Education Plus. Importantissimo, come vi dicevo, ci saranno e continueranno ad esserci nel tempo tantissimi aggiornamenti. Questi aggiornamenti non ricadranno soltanto nelle versioni a pagamento, ma ricadranno anche nella versione Fundamentals, quindi ci saranno tante novità anche per la nostra versione di base. Ovviamente le novità di Fundamentals poi a caduta andranno a essere visibili anche ovviamente nelle altre versioni, come gli aggiornamenti per la Standard oppure per la Teaching and Learning Upgrade li ritroveremo anche ovviamente nella Education Plus. Bene, queste erano tutte le novità che ci ha introdotto Google e che cominceranno ad essere attive dal 14 aprile. Voi potrete richiedere anche la prova, quindi avrete la possibilità di richiedere 30 giorni di prova, anche adesso in realtà fino al 14 aprile per la situazione odierna, quindi
per la G Suite Enterprise for Education, ma anche dopo il 14 aprile potete chiedere la versione di prova. Come sempre io vi lascio tutti i riferimenti nell'info box, vi lascio anche il link diretto per scrivere e contattare direttamente C2, così potete avere anche maggiori informazioni. Io in questo caso non vi ho parlato di costi perché non mi piace mai addentrarmi sulla parte commerciale. In realtà vi lascio anche il link al webinar che ha fatto Alessandro De Bono proprio di C2, dove spiega anche tutti i costi e potete scrivere direttamente a loro. Ma una cosa a cui tengo è indicarvi che per le nuove versioni, quindi dal 14 aprile, sarà possibile anche acquistare le licenze non soltanto annuali, ma decidere anche il numero di mesi, quindi possiamo ad esempio acquistarle per un mese, 2 mesi o 9 mesi, quello che vogliamo, non abbiamo più la necessità e l'obbligo di acquistarle annualmente. E poi non abbiamo più nemmeno il limite minimo di licenze da acquistare. Ma come vi dicevo, vi consiglio di chiedere informazioni direttamente a C2, così potete avere proprio i calcoli precisi che possono andar bene per il vostro contesto specifico. Io spero di aver fatto chiarezza su tutte le novità che ci aspettano. Ovviamente ci saranno tanti altri video per le nuove versioni, ma anche per tutti gli altri aggiornamenti che ci saranno nei prossimi mesi. Saranno tantissimi, ci sarà da divertirsi. Vi ricordo che qui sul canale c'è un video nuovo ogni giovedì per continuare a parlare insieme a me di tecnologia creativa ed educativa. Se volete vedere gli altri video della rubrica potete cliccare sulla playlist qua sotto, oppure con il cerchietto potete contattare direttamente Alessandro De Bono di C2 Group, che vi darà tutte le informazioni per la vostra scuola. Ciao!